per un pittore è difficile ragionare attivamente su tematiche e aspetti centrali, no? Proprio perché in qualche modo si potrebbe dire che l'aspetto centrale è la pittura in chi dipinge, prima di tutto, e quindi le tematiche vengono fuori dal confronto personale che si ha con la pittura. Il pittore è colui che in qualche modo risponde a delle domande che vengono fatte, piuttosto che fare domande. Quindi in qualche modo le tematiche sono il frutto di risposte. Il mio tentativo è quello di partire veramente da zero ogni volta che comincio ad affrontare un lavoro, e quindi so che ho un determinato tempo che è tendenzialmente ristretto per cominciare e finire quel lavoro, e all'interno di quello spazio, di quel tempo, ho la possibilità di ordinare ogni volta in maniera diversa delle idee o degli stimoli che ho a portata di mano. La pittura che a me piace è quella che in qualche modo subisce degli obblighi, delle indicazioni, e quindi io in qualche modo mi metto semplicemente lì a cercare di creare per un attimo, ricreare un tipo di coerenza all'interno di un processo che invece è molto più complesso, no? La mia è sempre appunto una risposta provvisoria a delle tematiche, e questa risposta può essere a volte più astratta o meno, però è un procedimento totalmente aperto di base. Una parola c'è ed è post, e non descrive un concetto preciso e determinato, però appunto è come se ci fosse un'esortazione a me stesso di cercare di essere un passo dopo o prima rispetto a quello che è la mia idea razionale del lavoro. Quindi in qualche modo è come se ci fosse un'esortazione a non cercare la coerenza, quella che è la mia volontà pura, perché non cerco appunto questa somiglianza, no? tra una mia idea e poi il risultato finale. Sto lavorando da qualche mese a una mostra che è al MART, quindi al Museo di Rovereto e Trento. Ovviamente per via del Covid questa data si sta spostando costantemente in avanti, quindi si sta slittando. Tendo ad attivarmi molto nelle fasi finali, quindi a ridosso delle scadenze, in qualche modo è come se io veramente riuscissi ad attivarmi completamente. È come se ogni volta io avessi improvvisamente più tempo per ragionare, per rimettere in discussione selezioni, scelte, avere anche il fatto di avere sempre la possibilità di poter aggiungere qualcosa, che poi in realtà non è vero, un'illusione, però in qualche modo è un'interferenza che mi sta dando qualche fastidio. La pittura dal post-impressionismo in poi, quindi nel senso potrei dire per il disegno da Lautrec, per passare in pittura a Philip Guston, con Munch sempre comunque tenuto alto nella classifica, e per arrivare fino a Robert Crumb per il disegno. Quindi ho la sensazione che con il tempo molto spesso non si va più avanti per gusto, ecco, cioè come se avessi la sensazione che quando si è più giovani si hanno dei gusti molto più precisi, quindi delle preferenze ben precise, e poi con il tempo in verità cominciano a interessarti forse le cose più distanti apparentemente, quindi Josef Albers, i quadrati, cioè nel senso davvero sento una grande attrazione per quelle cose che apparentemente sono molto distanti. Allora sì, il luogo che forse rappresenta meglio tutto è il mio studio, e infatti io mi trovo effettivamente qui. Credo che sia un luogo particolare per il semplice fatto che in qualche modo, guardando intorno, mi rendo conto che ci sono solamente oggetti necessari, quindi proprio oggetti di cui ho bisogno, e tutto ciò che non è necessario tendenzialmente dopo del tempo tende a sparire o essere buttato, essere messo altrove, quindi è un luogo unico per questo, secondo me. Ho cercato nel corso del tempo di attutire un po' la forza dello studio, perché comunque lo studio è un luogo che mi mette molto alla prova.